quante persone nello staff? Allora, nel mio gruppo sono 26 oggi, che lavorano in questa parte, lavorano anche là in fondo dove ci sono gli altri tabelloni. Si occupano di gestire i risultati, quindi consigliare le squadre, indirizzare ai vari campi, raccogliere i risultati. Quest'anno stiamo utilizzando un tablet, siamo passati diciamo dal sistema cartaceo al sistema elettronico, quindi ci sono dei ragazzi che girano con i tablet per i campi, raccolgono i risultati, così abbiamo una gestione informatica. E quante sono le persone che gestite, quindi gli iscritti? Gli iscritti sono più di 10.000. perché siamo molto oltre le 2.000 squadre, adesso non ho il numero preciso in mano, però siamo ben oltre le 2.000 squadre, tra il 2x2 e il 3x3 il misto, stiamo occupando oltre 150 campi. Ok, chi ha vinto il premio del rompiballe sui tabelloni? È ancora presto, ho un nome ma me lo tengo in pectore. Ma perché, cosa ha fatto, cosa ha detto? Non dire il nome, dai, però raccontacelo. Diciamo che ci sono alcune persone particolarmente precise nelle loro richieste e che ogni tanto faticano a capire un po' lo spirito della manifestazione, dove insomma prevede molto fair play, molto accettare un po' anche piccoli disguidi o comunque piccoli ritardi, però insomma per adesso direi che va tutto abbastanza bene. Quindi, visto che gestisci 10.000 persone, schiacciami sto cinque. Sappiamo che il vostro stand, a parte che è il più zingaro, il più gentile, il porto di mare, eccetera, ma che gioco è questo, Jump Contest? Il Jump Contest praticamente serve a capire dove vai a prendere la palla. Per la prima volta lo portiamo sulla sabbia, perché fino adesso abbiamo fatto solo dei test nell'indoor, nella palestra, invece adesso incominciamo, dobbiamo portarlo sulla sabbia, in una manifestazione così grossa come il Beach Volley Marathon. Abbiamo ieri, penso che ci siano stati almeno 2000 sui 3.000 salti, posso anche dire, siamo andati avanti tutto il giorno. Il contest in verità durava solo un'ora, poi invece abbiamo aperto alle 11 e abbiamo finito alle 4 di pomeriggio con un'altezza massima toccata dai maschi di 3,45 m, invece nel femminile di 2,97 m, che comunque sono già belle altezze nella sessione indoor. Quindi questo qua è diciamo il divertimento che proveremo a portare nell'estate nelle varie spiagge. Ce la state facendo, quindi schiacciami sto 5. Vai, buono, 2,90 m. Super! Quando inizia questa partnership con la Vivione Beach Volley Marathon? L'anno scorso, quando ci siamo resi conto che era un evento grandioso. Per noi il mondo della pallavolo è una categoria molto importante, quindi abbiamo deciso di investire su quello che è uno degli eventi più divertenti e allo stesso tempo più agonistici del panorama del volley durante il periodo estivo. In che modo mi turno appoggia quindi materialmente, diciamo, la Beach Volley Marathon? Allora, dopo l'esperienza dell'anno scorso, dove eravamo semplicemente un partner della Marathon, da quest'anno siamo title sponsor della Beach Volley Marathon, quindi a tutti gli effetti si chiama Mizuno Beach Volley Marathon. Li appoggiamo con il materiale tecnico per tutto lo staff, il materiale tecnico per le finali e poi tutto quello che è il supporto mediatico per spingere quello che è oggi un evento, come ho detto prima, devastante, perché i numeri sono veramente grandiosi. Voi in quanti siete qui a lavorare? Noi siamo in 6, tra parte del marketing, parte delle pubbliche relazioni, responsabile prodotto, vendite, il negoziante che ci appoggia durante i 3 giorni. E quindi? E quindi, visto che è così devastante, ti schiacciamo un 5. Ok. Grazie.